Cari amici di Chapapuar, oggi vi presento un video diverso dagli altri. Come vedete sono uscito dal solito studio, vi porto all'opera, letteralmente. L'occasione è di quelle, oserei dire, storiche. Faremo un viaggio attraverso una delle opere liriche più celebri, rappresentata qui a Torino per la primissima volta 125 anni fa. Un viaggio che non farò da solo, perché ve l'ho detto, sarà un video diverso dal solito, un viaggio che compierò insieme ad un ospite molto speciale. Siamo nel glorioso Teatro Regio di Torino. Il vlog di oggi racconta la Bohème di Giacomo Puccini. È il 1 febbraio 1896 quando Giacomo Puccini presenta nella sala dello storico Teatro Regio di Torino la Bohème per la prima volta. La critica la stronca sonoramente, mentre il pubblico la premia con applausi e standing ovation. Avranno ragione i secondi, perché in questi 125 anni la Bohème si afferma come una delle tre opere liriche più rappresentate al mondo, insieme alla Traviata di Verdi e alla Carmen di Bizet. Purtroppo, per limitazioni legate al Covid-19 ad un severo protocollo che ne limita l'accesso, non potremmo accedere al foyer e alla sala, capace di oltre 1500 posti. E allora andiamo alla Galleria delle Carrozze, dedicata al tenore torinese Francesco Tamagno, una delle glorie della nostra città, per parlare di Bohème e di questo 125esimo anniversario. Lo faremo con il direttore artistico del Teatro Regio di Torino, Sebastian Schwarz. Dunque, il 1 febbraio 1896, qui al Teatro Regio di Torino, la prima della Bohème. E proprio 125 anni fa, il 1 febbraio del 1896, qui, non in questo teatro, in questo luogo, poi ne parleremo, ebbe luogo la primissima rappresentazione, la prima mondiale, della Bohème di Giacomo Puccini. Puccini in quel momento aveva 38 anni. L'opera viene diretta da Arturo Toscanini, che aveva 29 anni, quindi tutti fanciulli, freschi e molto vicini alle vicende dell'opera, perché la Bohème, magari qualcuno di voi la conosce, spero, parla proprio dei giovani ragazzi, dei studenti della Bohème, la vie de Bohème, dei ragazzi che, squattrinati, che in qualche maniera cercano di sopravvivere. E quindi il 29enne Toscanini magari era abbastanza vicino a quell'età, e anche Toscanini con 38 anni, diciamo, magari si sognava indietro in quegli anni della gioventù. Eppure quella prima rappresentazione fu un fallimento. La primissima, come tante opere in realtà, non ebbe un enorme successo subito dall'inizio. Cioè, il pubblico l'ha apprezzato, anche perché magari si è ritrovato un po' nelle vicende, ma la critica l'ha stroncata, proprio non è piaciuta, era banale, la musica, anche la musica è stata chiamata banale, ovviamente tutto quello che oggi apprezziamo all'epoca non apprezzavano tanto. Ma poi, ovviamente, come sappiamo oggi, è diventato un successo mondiale ed è ancora oggi l'opera più eseguita del mondo. Ecco, ma come ha fatto a diventare una delle opere liriche più importanti? La Bohème adesso è una delle opere più rappresentate e più amate del pubblico in tutto il mondo. Come mai? Uno si chiede. Ma direi sicuramente per la trama. Guardate, ho delle parole di Puccini stesso, che magari in questo momento spiegano molto meglio, perché davvero parla cosa ha spinto lui a scrivere quest'opera. Parla Giacomo Puccini della sua Bohème. È nata in un giorno di pioggia, quando non avevo niente da fare e ho iniziato a leggere un libro che non conoscevo. Il titolo era Scènes de la vie de Bohème. Il libro mi ha colto in un colpo solo. Mi sono sentito subito a casa in quell'ambiente di studenti e artisti. Tutto quello che cercavo e che amavo era nel libro. La freschezza, la giovinezza, la passione, la felicità, le lacrime che sono state versate nel silenzio, l'amore con le sue gioie e dolori.
Questa è l'umanità, questa è la sensazione, questo è il cuore. E questa è soprattutto poesia, la poesia divina. Mi sono subito detto, questo è il materiale ideale per un'opera. Queste le parole di Puccini, che magari ci fanno capire davvero cosa cerca il pubblico al giorno di oggi in quest'opera. Trova questa passione, queste felicità, questi dolori che nei quali si riconoscono in qualche maniera. Ognuno di noi ha vissuto una parte magari di quello che vivono questi ragazzi. E parlando della musica, sicuramente siamo in tanti a considerare proprio la Bohème il capolavoro di Giacomo Puccini, la sua quarta opera di 12, ma sicuramente il capolavoro. Le melodie che non ti lasciano più. Una volta sentita, tu davvero parti dal teatro e te lo porti a casa. Le melodie, anche alla fine, straziante, il dolore di Rodolfo, le grida di Mimì quando si è appena accorto che Mimì proprio si è spenta. Questi sono momenti per i quali Puccini ha trovato un linguaggio musicale straziante e di una profonda emozione. Perciò penso sia proprio quello, il misto tra le vicende vicine a noi, trasformabili, trasportabili facilmente anche nel giorno di oggi, e la musica che ci sta molto vicina. Perché viene scelta proprio Torino e perché al Regio per la prima della Bohème? Certo, uno si potrebbe chiedere come mai viene scelto proprio Torino come luogo della prima rappresentazione della Bohème. Ma perché no? Chi sapeva prima della rappresentazione che avrebbe avuto questo enorme successo? Poi tante opere sono state scritte per la Fenice, per il San Carlo di Napoli, per la Semperoper di Dresda e così via. Quindi ovviamente ogni teatro e poi non dimentichiamoci, era un teatro reale. Fa sempre parte dell'orgoglio artistico di qualunque teatro di invitare artisti di grande richiamo per creare delle produzioni. All'epoca si creavano nuove opere, al giorno di oggi si creano nuove interpretazioni di capolavori del passato e quindi è sempre l'orgoglio dei direttori artistici e anche dei cittadini di ogni città di ospitare nella propria città degli artisti di richiamo. Quindi per Torino e per il pubblico torinese è stata una grande fortuna poter attrarre proprio Giacomo Puccini, Arturo Toscanini ed altri grandi artisti di questo livello. Il Teatro Regio attuale però non è lo stesso che videro Puccini e Toscanini in quel primo febbraio 1896. Una cosa bisogna ricordare. Parlavo prima del fatto che proprio in questo luogo c'era la prima rappresentazione della Bohème, ma non nel teatro che vediamo alle mie spalle. Ovviamente questo teatro di Carlo Mollino è stato costruito, è stato aperto nel 1973. Questa costruzione di un nuovo teatro fu necessaria dopo il rogo del 1936. Vediamo nelle vecchie foto che proprio qui nell'ala del Palazzo Alfieri si trovava il vecchio teatro. Il re poteva entrare dalla passeggiata del re attraversando quello che oggi è l'ala della questura e entrare direttamente nel suo palco reale. E vediamo sulle foto del rogo che fanno vedere il teatro aperto, senza tetto, bruciato, che dall'altra parte, verso via Po, si trovava la torre scenica. Quindi il teatro il quale ha visto la prima della Bohème, il teatro che hanno vissuto Toscanini e Puccini tra l'altro anche per la sua primissima della Manon Lescaut qualche anno prima, il teatro che hanno vissuto loro era quello. Ecco, oggi per questo primo febbraio 2021, per i 125 anni, un nuovo allestimento e quindi anche una nuova Bohème. Per il 125esimo anniversario della Bohème, dunque questo primo febbraio del 2021, il Teatro Regio ha preparato la ricostruzione, diciamo, dei bozzetti di Adolf Hohenstein della primissima 125 anni fa, che rappresentavano l'interpretazione del 1830 di Parigi, diciamo.
vediamo magari adesso in questo momento, vediamo i bozzetti e anche le foto della realizzazione. Voglio ringraziare qui tutti gli artigiani, veri artigiani del teatro, che hanno tradotto questa visione di Hohenstein dai suoi bozzetti in acquarello, traducendoli in legno e tela.